Ciao amici, sono sempre Emanuele da Piran, uno degli organizzatori del trofeo Mountain Bike Euganeo. Ci troviamo precisamente nel campo sportivo di Rovolon, di fronte a Piazza degli Alpini, e sono qui per presentarvi la terza tappa, il percorso della terza tappa del trofeo Mountain Bike Euganeo. Qui nel campo sportivo gestiremo tutta la logistica, anche la partenza, e qui intorno facilmente troverete vari parcheggi dove parcheggiare le vostre auto. Andiamo a fare un giro e vediamo il percorso. Si esce, si sale subito, direzione del San Giorgio. Eccoci qua subito all'ingresso del San Giorgio. Dopo la prima rampa, bella dura, poi si possono già definire le prime posizioni. San Giorgio, qui finisce tutta la prima parte di salita, prima discesetta. Ok, sassi un pochino. Vedete già le fettucce che le abbiamo già segnato. La prima parte di discesa del San Giorgio è abbastanza larga, si può riuscire a rapinare qualche posizione. Arrivati in questo punto invece bisogna svoltare a sinistra e il sentiero si stringe un po', sarà un single track che ci porterà fino alla strada. La destra. Usciti dal vigneto avete un velocissimo destra, sinistra, attenzione, mi raccomando, a questi oggetti, di nuovo destra, di nuovo sinistra. Attenzione, qui uscire in strada, si svolta a destra. Ci si infila tra sti due pali, ovviamente metteremo tutti i paletti con le fettucce per prendere la linea meno accidentata. Qui si gira a sinistra e poi si scende qui per il campo fino a incrociare la strada asfaltata alla pastina, dietro la pastina, e si svolta a sinistra. Per chi si ricordasse la vecchia gara di Rovolon, a questo punto del sentiero si andava dritti. In realtà, adesso, gli alpini, che ringraziamo, hanno aperto un nuovo sentiero che adesso vi mostriamo. Come vi avevo detto, invece di andare dritti si continua la strada asfaltata, si va giù 100 metri e alla sinistra troverete questo nuovo, in realtà vecchio sentiero riaperto dagli alpini, sentiero del Rialto. Eccoci qua, curva a sinistra, nuovo sentiero del Rialto. Secondo me il sentiero più divertente della gara, più tecnico. Qui mi raccomando, tenete un rapporto bello morbido perché c'è una rampa, eccola qua, un po' dura. Fatta. Molto bene. Qui, attenzione, anche qui una bella rampetta, prendetela all'esterno che all'interno ci sono gli scalini. Usciti dal sentiero del Rialto riconoscerete benissimo questo incrocio, perché troverete la strada che solitamente molti di noi fanno, che viene su dalla ciminiera, dal Golf Frassanelle. Qui andremo sempre dritti verso il sentiero della Crosara. A questo punto si svolta a destra per andare verso la Crosara. Attenzione al fosso. Qui si sale su a sinistra in velocità.
fino ad arrivare in cima. Discesetta mediamente tecnica, state all'occhio, olio bagnato, qui ci sono molte linee da interpretare, scegliete voi. Dopo 500 metri di asfalto, in cui potrete eventualmente fare qualche sorpasso, vi troverete qui e dovrete girare a destra seguendo il sentiero di bersaglieri. Dritti per il sentiero dei bersaglieri. Qui è largo, si può sorpassare, fare, brigare. Sempre il sentiero dei bersaglieri, qui giù a sinistra, single track. Sai che qui non si supera più. Alla fine del single track si gira a sinistra e poi subito a destra, sempre per il sentiero di bersaglieri. Comunque si vedono le fettucce, dai. Sempre dritti a tutta, senza farvi sorpassare, fino a che non si sbuca in strada. Finito questo sentiero, si sbuca in strada e si va in questa direzione. Ovviamente troverete il cancello chiuso che apriremo il giorno della gara. Mi raccomando, se dovete venire a provare il percorso, rispettate le proprietà private, rispettate le persone che gentilmente ci ospitano per il passato. Attraversato il cancello, mi raccomando, se lo provate, molto rispetto per la proprietà privata, ci sarà un tratto di pianura in mezzo alla campagna, molto romantica, tra vigneti e campi di grano. Terminato il breve tratto di campi romantici, sbucherete in strada, farete un destra-sinistra che vi riporterà sul vecchio sentiero, che era la vecchia strada che porta su a Rovolò. Andiamo, ultima salita. Questo sentiero è impossibile sbagliarlo, non ci sono deviazioni. Sempre dritti in direzione arrivo. Sempre dritti, mi raccomando. Anche qui, destra e sinistra, sempre dritti. Dritti anche qua. Ultimo single track. Un po' stretto, un po' ripido. Olè, fino a uscire in strada, dove avremo gli ultimi 500 metri di asfalto per arrivare a Rovolò, all'arrivo. Fatto l'ultimo tratto in asfalto, troverete la chiesa sulla sinistra, sulla destra il cancello del campo sportivo, che ovviamente domenica sarà aperto. Si entrerà di qua, si passerà di qua, si attraverserà di nuovo il campo da cui siamo partiti, giustamente per compiere il secondo o il terzo giro in base alla vostra categoria. Ovviamente completati i giri che dovete fare per la vostra categoria, e qui troverete l'arrivo. Il giro è di 8 km e ha circa 270 metri di dislivello. Come avete visto dal filmato, non è difficile, anzi è molto facile, a parte un tratto tecnico in discesa, quindi è alla portata di tutti, non ci sono particolari difficoltà per nessuno. Un ringraziamento all'SD Cicli Morbiato per l'organizzazione della terza tappa del trofeo mountain bike Euganeo, un ringraziamento a tutti gli sponsor che rendono possibile il trofeo mountain bike Euganeo, da tutto lo staff del trofeo un saluto, vi aspettiamo l'11 luglio qui a Rovolò per la terza tappa. Ciao!